Conrad Sweinen e Arnold Pannartz, i quali stanno discutendo sui caratteri dell'alfabeto che sono scritti alla rovescia, e lui tiene in mano un tampone, quello che serve per l'inchiostro. Tutto nasce da qua. Questa è l'anima ed è senza sesso, perché l'anima non ha sesso, non è né maschio né femmina, è la coscienza che tiene in mano il libro. Attraverso il libro scaccia la bestia dell'ignoranza. Questa rappresenta tutte le bestie dell'ignoranza, la quale l'ignoranza vuole sempre sottomettere l'uomo, perché qui c'è l'uomo che sta cavalcando le sue passioni sul cavallo, perché per me io sono appassionata di cavalli, per cui la mia passione sui cavalli, e l'uomo per me lo traduco sul cavallo, e il quale deve tenere il libro in mano per poter coltivare tutte le sue passioni, ma deve stare attento perché ci sono queste demoni che vogliono sempre soggiogarlo, no? L'avidità, la superbia. Invece se tu sei con la coscienza, riesci sempre ad essere in una linea saggia. Okay. Poi ci sta, per esempio, altre due tipologie di drago: un drago e un serpente, e questo è l'altro drago. Di qua ci abbiamo una specie di San Giorgio, che invece di tenere la spada c'ha le parole, perché le parole sono più taglienti di una spada. E lo scudo, invece di essere uno scudo, c'ha un libro, sempre di protezione. Qui è una dedica fatta ai cittadini, al sindaco e all'amministrazione che mi hanno permesso di fare questo lavoro. Questo è San Francesco, che è stato a visitare Subiaco. Di qua ci abbiamo una dedica che ho fatto agli amici di Subiaco che mi hanno coccolato, perché sono stati gentili, di quale persone mi hanno voluto coccolare, gli ho fatto questa dedica che dice che i libri possono arricchire le persone, ma un caffè con un amico arricchisce quanto un libro, e queste persone sono dei libri che camminano. Tutte queste radiche le ho lasciate libere perché rappresentano gli intrecci delle storie della vita. Quindi le trame, come si dice, la trama della storia, della vita, che viene tradotta come la vuoi te, vedere la vedi. Sei tu che sei l'autore della tua scultura mentre la vedi qua. Invece ci abbiamo un'aquila e un drago. L'aquila permette di volare alto, no? Di vedere le cose da un'altra prospettiva. E il drago ha una forza, una valenza energetica, e insieme creano quello che è dentro di te, il senso delle tue cose. Qui c'è una persona che sta cercando di salvare il pensiero e le parole, come se stessero annegando, come se stessero succhiate dalla terra. E qui c'è un altro testo preso dalla Città Santa di Sant'Agostino, e anche questo è un testo che ho trovato legando a tutto il sistema il significato che sto dicendo qua. Questo invece c'è un testo di una citazione di Dante Alighieri: fatti non fosse per vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. Da questa parte invece c'è una mano che è la mano di tutti gli scrittori, di tutti i pensatori, che aspetta il suggerimento di questo uccellino che ti dice: ho sentito una vocina, un qualcosa che mi ispira. E questo è l'uccellino che ispira. Queste invece sono due pagine. Questa è la fenice e il serpente che si mordono vicendevolmente la coda. Si mangiano e si mordono la coda, il simbolo della rinascita e del rinnovamento. E questo è l'anima che, nel momento in cui sei riuscito a vivere nella pienezza la vita, arrivi ad avere un'anima integra. E questo è l'elefante, il simbolo della memoria. Ricordati. E questo è quanto è. Ha fatto costare particolare. E quando è riuscito a fare costare radice. E questo invece è il simbolo dei libri, certo. Forma spiraliforme, perché racchiude l'universo. Certo. Ogni libro è un universo e quindi piglia una galassia, il libro diventa una galassia. Certamente sì. Grazie. Questo